Oggi a News Hour la domenica. Scontri manifestanti polizia a Firenze contro Renzi, 12 agenti feriti. Oggi la conclusione della Leopolda con la replica del Premier. In Domenica Sport, l'Olimpica Basket perde al supplementare contro l'Adria Bari per 105-101. Castellano Udas trasferta insidiosa a Acciaie. Quarta sinfonia per la pallavolo Cerignola. In Serie C, donne 3-0 all'Aquila Azzurra Trani. Domenica prossima trasferta a Corato. Calcio eccellenza regionale pugliese. L'Audace Cerignola sfida al Monterisi la matricola Novoli a caccia della fuga solitaria in classifica. Serie A, Bariscio in Napoli-Lazio 1-1, Valangatoro sul Cagliari 5-1. Oggi la risposta della Juventus, le milanesi e la Roma. Scontri a Firenze durante la kermesse organizzata dal presidente del Consiglio Renzi insieme al Partito Democratico per difendere le ragioni del referendum. 12 agenti sono rimasti feriti in seguito a scontri con alcuni manifestanti che hanno lanciato petardi e oggetti contro i poliziotti. La polizia, che era testata su via Cavour, ha reagito con una carica verso l'adiacente piazza San Marco, dove si erano concentrati i partecipanti. Tra l'altro è stata dura la presa di posizione del sindaco di Firenze Nardella, che ha detto: manifestare è un diritto, ma usare la violenza e attaccare le città è vergognoso. Intanto, per quanto riguarda la kermesse renziana, è tornata la tradizione dei tavoli di lavoro e per la prima volta ha partecipato anche il ministro dell'economia Padoan. Intanto la situazione per quanto riguarda il referendum anche a livello politico continua ad essere molto tesa all'interno del partito. Terza sconfitta di fila per l'Olimpica Basket. Nell'anticipo della nona giornata del campionato di Serie C Silver, i gialloblu di Giovanni Gesmondo sono stati sconfitti per 105-101 dopo un supplementare dall'Adria Bari. Sarebbe ingeneroso sparare a zero contro i ragazzi gialloblu, che per quello che hanno fatto vedere in campo hanno mostrato una condizione di gioco migliore rispetto alla sconcertante prestazione di 6 giorni prima a Francavilla. Che fosse un avversario ostico la formazione varese lo si sapeva, tant'è che cerca di serrare le fila sin dai primi minuti del match, ma i padroni di casa a sorpresa si portano avanti ottenendo un mini break di 14-4. Rintuzzato in poco tempo dagli ospiti, che chiuderanno la prima frazione con un distacco di appena 3 punti, 20-23. Nel secondo c'è il sorpasso e per l'Olimpica si profila una serata da incubo. Alvisi sprona i compagni e nel giro di 5 minuti arriva un'incredibile rimonta da meno 12 a meno 1. All'intervallo lungo Olimpico 46, Adria Bari 47. Ma sorpassi contro sorpassi, i gialloblu o Fantini hanno la sensazione che potrebbero farcela, ma l'Adria Bari, ottimamente beccato dalla tifoseria locale, in special modo Delli Carri e coach Loizzo per alcuni atteggiamenti spontanei, non solo recupera tutto lo svantaggio, ma la porta a supplementare, dove provarà solo all'ultimo minuto di gara. In più, la direzione arbitrale ha lasciato parecchio a desiderare, non usando un bilancino equilibrato. Terza sconfitta di fila per i padroni di casa, che avrebbero meritato la vittoria. Prossimo appuntamento fra una settimana con la trasferta a Vieste. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia. In importante trasferta per la Castellano Udas nella nona giornata di andata del campionato Serie C Silver di basket, i biancazzurri, allenati da Gigi Marinelli, attuale capolista del torneo insieme alla cestistica Ostuni, affrontano una delicata trasferta contro il Basket Ceglie, che nell'infrasettimanale di giovedì ha vinto su Castellaneta per 78-67 e si trova a ridosso delle posizioni di alta classifica. I loro punti di forza sono Oboda e Mitola, che cercheranno di mettere in difficoltà il duo biancazzurro Sim Sacupera. Nell'ottica delle statistiche finora, i padroni di casa cigliesi hanno avuto 5 vittorie e 3 sconfitte. Per Gigi Marinelli, coach della Castellano, questo è un campionato molto equilibrato e lo si vede. Dobbiamo stare attenti a rispettare le squadre che incontriamo. Il Ceglie, che ha fatto l'impresa di vincere a Nardò, non sarà semplice, quindi sappiamo bene ciò che ci aspetterà. Contro Vieste abbiamo pagato un inizio di partita soft, ma piano piano ci sono ripresi. Adesso non tralasceremo nulla pensando a ciò che daremo in campo. Arbitri della sfida, la coppia Brindisina, San Cilio Galluzzo, Mimmo Siena, speciale news.
quarta vittoria per la Pallavolo Cerignola. Nella quarta di andata del campionato di Serie C donne, le Fucsia, allenate da Michele Valentino, hanno battuto per 3-0 l'Aquila Azzurra Trani con i parziali di 25-17, 25-17 e 25-15. Una gara in cui hanno mostrato grande compattezza di gruppo oltre che di squadra. Nonostante l'assenza del capitano Betty Totora e con Carmen Bellapianta sugli scudi, regge bene il confronto, ma anche Giancane, Rubino, Petroni e le altre non sono da meno nei confronti di una formazione che, seppur relegata nelle zone basse di classifica, non demerita e prontissima sia dal prossimo impegno al riscatto. Vetta della classifica ampiamente consolidata per le Fucsia, in attesa di sapere cosa farà la Prisma Bari nella giornata di domenica. Prossimo impegno fra 6 giorni a Corato. Mimmo Siena, Speciale News. In una giornata del girone di andata del campionato di eccellenza regionale pugliese, con le sfida per la capolista Audace Cerignola impegnata al Monterisi contro la formazione del Novoli, i padroni di casa sono reduci dal vittorioso incontro contro l'Atletico Vieste per 3-1, una gara abbastanza equilibrata, come lo sarà anche quella odierna. Per il tecnico Farina, ovviamente, bisognerà tenere conto della disposizione tattica e anche, come avvenuto con i garganici, di una buona propensione al gol. Per quanto riguarda il Novoli, si tratta di una new entry per quanto riguarda questo campionato. Negli ultimi 2 anni ha agevolmente ottenuto la salvezza, obiettivo da rincorrere anche in questo campionato, anche se l'avvio non è stato naturalmente agevole. I salentini hanno totalizzato 8 punti con 2 affermazioni, 2 pareggi e 4 sconfitte. La direzione arbitrale è affidata a Lopez di Bari. L'inizio della gara è alle 14:30. Mimmo Siena, Speciale News. Ancora in interessanti sorprese sono emerse nei 2 anticipi del sabato che hanno aperto la 12ª giornata di andata del campionato di Serie A. Il clou è stato al San Paolo tra Napoli e Lazio. 90 minuti intensi e spettacolari, ma gli azzurri di Sarri non vanno oltre l'1-1. Il vantaggio partenopeo arriva al 7° minuto con Amsic. Il pareggio bianco-celeste 3 minuti più tardi con Keita, con il pallone che non viene trattenuto dal portiere Reina. Salgono le quotazioni del Torino. I Granata vincono 5-1 contro il Cagliari con la doppietta di Belotti, il secondo gol su rigore, e poi a seguire Ljajlic, Benassi e Baselli, il gol della bandiera salda e di Melchiorri. Questo potrebbe far comodo alla Juventus capolista. I bianconeri di Allegri, dopo il pareggio in Champions contro il Lione e con la qualificazione agli ottavi tutta da decidere, affrontano la delicata trasferta del 20 contro il Chievo. Esame di maturità per Milan e Inter. I rossoneri attesi alla favorita dal Palermo, mentre i nerazzurri, in piena bagarre dopo la vicenda dell'esonero di De Boer, ospitano il Crotone che tenta una storica impresa. Per quanto riguarda invece le altre sfide, particolare attenzione per Roma Bologna e Fiorentina Sampdoria in chiave salvezza, Genoa Udinese, Pescara Empoli, e naturalmente la sfida che conclude la giornata sarà Sassuolo Atalanta.